Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo nuovamente su Ni No Kuni Crosswords perché oggi voglio parlarvi di una cosa che penso sia fondamentale per tutti i giocatori e che ovviamente, così come me, che sono attirati dal fatto di poter craftare e dal fatto di poter giocare in maniera totalmente free to play, possano sfruttare all'interno del loro gioco, ovvero il fatto di poter avere e poter craftare equipaggiamenti a 4 stelle in maniera totalmente gratuita. Se c'è una cosa che ho notato di questo gioco e che mi ha un po' indispettito nei suoi confronti era il fatto di accumulare risorse in maniera estremamente lenta. Anche perché comunque giocando parecchio e arrivando già praticamente a livello 33, vi posso far vedere che per l'appunto possiedo soltanto 100 gemme e le 1000 gemme che avevo trovato, comunque che avevo farmato in precedenza, le ho pullate una sola volta per una multi da 10 che tra l'altro non mi ha dato neanche tanta soddisfazione. Quindi diciamo che lì stavo un attimo per abbandonare tra virgolette la nave, dicendo che non avrebbe in generale avuto modo di ricevere i miei soldi, perché comunque ho già altre spese per altri giochi, ma minime ovviamente, non vado a spendere cifre assurde, però non posso mettermi a spendere cifre di qua, cifre di là, perché diventerebbe veramente veramente dispendioso e non servirebbe tra l'altro a nulla. Fortunatamente qui ci sono dei bundle iniziali che non sono neanche male, quindi se volete farvi un capriccio, se volete togliervi un capriccio, fare una piccola spesa, effettivamente potreste farlo, ma oggi sono qui per farvi vedere come poter craftare in maniera totalmente gratuita anche armi 4 stelle. Infatti, se vi faccio vedere il mio equipaggiamento, potrete notare che comunque sono stato abbastanza fortunato in generale, anche perché i ticket che mi hanno regalato per poter pullare gli equipaggiamenti ho praticamente ottenuto tutte 4 stelle, ma oltre a quello ho ottenuto anche una bellissima spada a 4 stelle dal crafting, proprio perché, come vi stavo dicendo prima, sarà possibile all'interno del gioco poter craftare le proprie armi in maniera totalmente gratuita. Per poter fare questa cosa, che cosa vi occorre? Ovviamente sono due gli elementi principali da dover avere per riuscire per l'appunto a farmare questi equipaggiamenti. La prima è una grandissima pazienza, perché comunque ci vorrà tempo, ci vorrà comunque ovviamente diverso lavoro tra virgolette all'interno del vostro gioco, e poi successivamente dovrete sbloccare nel pannello sfida i terreni del caos. I terreni del caos vi consentiranno di poter farmare letteralmente dei frammenti di armatura e di armi. Ovviamente andando nel menu di terreno del caos, al momento sarà disponibile soltanto le antiche rovine, saranno disponibili solo le antiche rovine, e invece in arrivo arriverà anche il cantiere del pirata. Quindi per il momento non abbiamo, o almeno io per il momento non ho la possibilità di poterci accedere. Mentre invece, una volta sbloccate le antiche rovine, che cosa potete fare? Potete notare che esistono ovviamente diversi piani di interazione, dove ovviamente il potere di combattimento suggerito varierà in base ovviamente alla vostra potenza. Quindi io per il momento potrei effettivamente andare soltanto sul primo piano, visto che il mio potere di combattimento è di 133.000, mentre invece dal secondo ovviamente ce ne vogliono 170. Quindi scegliere il vostro piano ovviamente per quanto riguarda l'ingresso, e vedere anche effettivamente quali sono i nemici. Come potete vedere, abbiamo diversi tipi di nemici che effettivamente possiamo affrontare e diverse ricompense, diversi drop che possiamo ottenere. Questi tra l'altro sono soltanto i drop principali, perché come vi ho detto poco fa, qui sarà possibile anche droppare i pezzi di armatura. Ma andiamo a vedere proprio con mano, andiamo proprio a esplorare noi e vedere effettivamente che cosa si può fare all'interno di questa zona.
Quindi, come potete vedere dalla mappa, ovviamente, potrete scegliere anche dove andare in base ai nemici che vi interessano. Ora, una zona di farming abbastanza veloce e che comunque non vi darà sicuramente problemi una volta raggiunto anche già il livello 30, che comunque vi assicuro non è difficilissimo da raggiungere se si fanno le quest e si progredisce velocemente nella storia, potrebbe essere, almeno per me in questo caso, la zona che mi conviene di più è quella iniziale, dato che possiedo comunque un equipaggiamento a 4 stelle per quanto riguarda l'elemento terra, che è decisamente più forte rispetto all'elemento dell'acqua. Quindi una volta arrivati qui è possibile combattere, perché comunque potete inserire automaticamente potete tranquillamente inserire il combattimento automatico, e come potete notare in alto a destra praticamente abbiamo ottenuto i cristalli per armatura. Infatti, se noi combattiamo possiamo ottenere oro, ovviamente otteniamo esperienza. Se voi guardate qui in alto a destra, prima o poi, man mano che ovviamente affronteremo i nostri nemici, dropperemo per l'appunto i cristalli di armi e cristalli di armatura. Ora vediamo, vi faccio vedere giusto per farvelo vedere, perché comunque l'oro, sì, l'oro è abbastanza generoso in realtà all'interno del gioco, quindi farmare vi darà tantissima possibilità di fare tanto oro. Ecco qua, vedete, cristallo per armi, avete la possibilità di droppare questi cristalli. Questi cristalli, che ovviamente verranno droppati dai nemici, verranno accumulati in questa sezione. Quindi nel momento... aspettate, dov'era? No, forse non si vedono qua. Mi ricordavo che si potessero vedere, ma forse si vedono nel portafoglio. No. Oddio, ho avuto veramente un abbaglio, perché credevo che si potessero vedere dal portafoglio o addirittura dall'equipaggiamento. Addirittura ho troppato un altro paio di orecchini. Vabbè. Ok, niente, mi ricordavo si potessero vedere da qua, invece no, probabilmente ve le fa vedere soltanto il fabbro nel momento in cui poi andrete ovviamente a craftare le vostre armi e le vostre armature. Allora, nel momento in cui voi vi fermerete qui a farmare i vostri cristalli, che tra l'altro potete farmare o così, diciamo, manualmente, tra virgolette, no? Perché comunque dovete essere voi attivi all'interno del gioco, oppure sfruttare la modalità intelligenza artificiale. Andando nel menu e cliccando la spina qui con la X sopra, si ha la possibilità di interagire con la modalità di intelligenza artificiale. La modalità di intelligenza artificiale permetterà di chiudere il gioco, quindi se voi non potete stare al PC o comunque avete altro da fare, potrete chiudere il gioco e far sfruttare l'intelligenza artificiale per ben 4 ore. Ovviamente questo sarà un periodo di tempo che potrà essere esteso con alcuni gettoni, che ovviamente riceverete più avanti andando avanti col gioco, ma di base ogni giorno avrete la possibilità di interagire o comunque di lasciare il gioco spento, ma che comunque possa farmare in autonomia per ben 4 ore. Quindi potete tranquillamente fare tutto quello che vi serve per 4 ore in maniera totalmente automatica. Uno ovviamente dice: ma qual è la differenza del lasciare il gioco aperto così magari a caso o del chiuderlo totalmente? Beh, la differenza sta nel fatto che se non avete un PC performante o comunque avete necessità di sfruttare più risorse del vostro PC per un motivo o per un altro, potete chiudere il gioco per evitare appunto che la memoria o in generale la RAM e tutto quello che ovviamente avete a disposizione all'interno del PC venga rallentato dal gioco stesso. È vero che il gioco comunque è molto leggero e non occupa così tanto spazio di memoria o di processione all'interno del PC, però per quei PC che non sono, diciamo, di fascia estremamente alta o comunque che non siano di fascia medio alta, giustamente potrebbero avere problemi, e quindi meglio chiudere il gioco piuttosto che lasciarlo in sottofondo. Quindi poter chiudere il gioco tramite il menu di intelligenza artificiale e continuare a farmare per tutto quanto il tempo. Nel momento in cui si è raggiunto un limite di farming o comunque si è soddisfatti del farming in generale che si è prodotto, si può tranquillamente tornare indietro tramite la mappa del mondo e ritornare alla città di Estaria e andare praticamente dal nostro fabbro.
andare dal nostro fabbro, che comunque conosceremo all'interno della nostra storia, all'interno del nostro gameplay, quindi non vi preoccupate, ci consentirà di poter craftare il nostro equipaggiamento. Il crafting dell'equipaggiamento ovviamente sarà randomico, perché purtroppo sarà randomico, ma voglio farvi vedere appunto come funziona. Quindi nel momento in cui noi andiamo dal nostro fabbro avremo la possibilità di creare o gli accessori tramite ovviamente oggetti che potremo raccogliere nei vari dungeon di potenziamento, oppure creare armi e armature. Come potete vedere abbiamo delle informazioni diverse per quanto riguarda il crafting di armature o di armi. Come potete notare io ho farmato veramente tanto, perché ho lasciato praticamente il gioco tutta la nottata acceso, proprio per testare la quantità di farming che si potesse fare durante una sessione di qualche ora, dalle 5-6 ore, quindi diciamo le 4 ore dell'intelligenza artificiale più altre 2 o 3 che io stesso avrei gestito con il computer acceso mentre avrei fatto altro nel frattempo, e vi posso dire che comunque le quantità di farming sono veramente buone. Sono veramente buone se avete la possibilità di poter craftare in serie. Anche perché, come potete vedere, abbiamo la possibilità di poter craftare tutto equipaggiamento normale a 4 stelle e poi successivamente la creazione garantita in questo momento 4 stelle. Perché? Perché io ho raggiunto il tasso per i 4 stelle. Mentre invece, come funziona il crafting in generale? Ogni qualvolta noi crafteremo 30 oggetti, comprese tra armature e armi, avremo una creazione a 3 stelle garantita. Quando crafteremo altri 90 oggetti avremo un'altra creazione a 3 stelle garantita. E infine, quando raggiungeremo i 200 crafting totali, raggiungeremo la 4 stelle garantita, con addirittura la percentuale di trovare anche un equipaggiamento raro dell'1%. Ora, ovviamente, l'equipaggiamento raro è quello che tecnicamente si riesce a trovare più facilmente tramite le gemme, però qualora noi volessimo effettivamente craftare un equipaggiamento a 4 stelle totalmente free to play, questa è una soluzione che comunque può soddisfare praticamente un po' tutti. Anche perché il crafting di per sé non è neanche tanto dispendioso. Infatti, per poter craftare armature e armi serviranno degli elementi in comune, ovvero i cristalli che si possono farmare nel territorio del caos, così come vi ho detto in precedenza, le gemme che sono le territe che si possono ottenere in diversi modi. Infatti, se voi cliccate sull'oggetto e andate su fonte, potete vedere effettivamente come le potrete ottenere. Quindi dalle attività giornaliere, quindi dalle daily, quindi si possono ottenere giornalmente, dal terreno del caos, anche se in realtà nel terreno del caos il drop delle territi è abbastanza raro, quindi non conterei più di tanto su questo, e soprattutto con l'avventura. Quindi andando avanti con le vostre quest, andando avanti con la vostra storia, avrete la possibilità di ottenere le territi. È vero che le potreste shoppare anche con i soldi veri, ma essendo una guida free to play ovviamente non ve lo consiglierei mai. E successivamente i progetti delle armi, o in questo caso come vengono chiamate le ricette, sia per le armi che per le armature. Abbiamo ovviamente due diverse ricette, come potete vedere, armature e armi. Le ricette, così come tutte le altre, diciamo così come tutti gli altri oggetti, si possono ottenere informazioni sul dove trovarle. Quindi basta che clicchiate fonte, avete la possibilità di vedere qua da dove e da qualsiasi parte praticamente del gioco voi possiate recuperare queste ricette. Dal negozio di Mamma Grana, dal mercante ambulante, che sono comunque tutti NPC, che sono, a parte il negozio che comunque qui ovviamente si paga con i soldi veri, però se io tecnicamente vi faccio vedere anche gli altri NPC, come per esempio il negozio di Mamma Grana, che ancora ovviamente devo essere a livello 43 per sbloccarlo, però il mercante ambulante invece è disponibile in diverse zone del mondo. Infatti il mercante ambulante, per chi magari lo volesse trovare, si trova tramite mappa del mondo e poi guardare, eccola qua. Basta che vediate questo segnale,
questo qui, come potete vedere, anzi potete cliccare direttamente su NPC e vedere Musa, mercante ambulante. Quindi nel momento in cui si raggiungerà il mercante ambulante si potranno magari acquistare anche delle ricette, in questo caso per le armi. Poi ovviamente c'è la possibilità di avere il registro delle avventure man mano che completeremo i nostri tesori, le attività giornaliere, quindi le daily, ci consentiranno di ottenere anche le ricette per le armi e poi ovviamente le varie sfide, quindi i labirinti, tempio del caos, del fuoco, terreno del caos, quindi sia dungeon che anche diciamo strutture da poter visitare in solo, quindi sia in gruppo che in solo, il cortile dei duelli che sarebbe tecnicamente il PvP, cosa che ovviamente a vostro discapito se vi piace o non vi piace, anzi a vostra discrezione più che altro, se vi piace o non vi piace il PvP potete sfruttarlo, le soluzioni al volo che sono delle sorta di daily che si possono anche accelerare col denaro, quindi non c'è assolutamente problema, e poi il check-in per il regno, ovviamente se avete il regno o comunque avete la vostra gilda, e poi piano piano come potete vedere abbiamo diversi metodi per poter ottenere queste ricette delle armi. Probabilmente quella più consigliabile, dato che crafteremo in quantità, visto che faremo comunque tanti oggetti, sarà il recupera. Il recupera che cosa ci consente di fare? Quando noi otteniamo oggetti o otteniamo in generale armi che non ci interessano, possiamo cliccare il martelletto qui sotto in basso per poter smaltire tutto l'equipaggiamento che non ci interessa. Quindi in questo caso facciamo seleziona tutto, mettiamo una stella e due stelle, che sono gli equipaggiamenti che ovviamente non ci interessano, e come potete vedere, una volta che avremo eliminato i nostri oggetti, avremo la possibilità di ottenere sia dei nuclei di potenziamento per le varie armi, quindi in questo caso fuoco e luce, e ovviamente ottenere anche delle ricette. In più otterremo anche dei cristalli per le armi, quindi avremo la possibilità di poter ottenere dei materiali di base per craftare. Quindi nel momento in cui noi facciamo recupera, in questo caso purtroppo non abbiamo ottenuto ricette per le armi, però possiamo farlo anche con le armature. Quindi nel momento in cui noi selezioneremo tutte le armature che non ci interessano, abbiamo nello stesso caso anche la possibilità di ottenere diverse ricompense. Quando vedete il numero tra 0 e 2 significa che ovviamente potremo ricevere dalle 0 alle 2 ricette, così come i potenziamenti per le armi, mentre invece il recupero di base ci consente di ottenere comunque i cristalli di armatura. Quindi recuperiamo anche qua e in questo caso purtroppo non abbiamo ottenuto nulla. È vero che comunque ci deve essere un po' di fortuna. Ora in questo caso posso anche recuperare gli orecchini, che daranno comunque di base armi e armature in equal modo, quindi recuperiamo anche questi. E come potete vedere i cristalli, che sono comunque la parte più diciamo farmosa tra virgolette, sono abbastanza semplici da recuperare. Il problema arriverà poi per trovare le ricette, ma man mano che comunque giocherete e man mano che andrete avanti sicuramente avrete modo di ottenere le ricette. Quindi si tratta di avere comunque tanta pazienza per riuscire comunque a craftare 200 oggetti, che non sono neanche tanti in realtà, perché comunque di territe per craftare una singola arma ve ne servirà soltanto una. Quindi avendo comunque le territi e potendo accumulare le territi all'interno del gioco, il tutto diventa abbastanza semplice. È vero che andando avanti nel gioco probabilmente ci sarà difficoltà ad ottenere le territi in maniera free to play, però se si vuole giocare e si vuole avere la possibilità, almeno per un periodo di tempo, e di provare effettivamente a craftare le armi e avere fortuna nell'ottenere l'equipaggiamento desiderato, questa secondo me è la via più ideale per quelli che vogliono per l'appunto rimanere free to play. Detto questo, penso di avervi detto praticamente tutto quello che ho imparato in questo tempo, in questi giorni che sto comunque giocando ed esplorando fondamentalmente il gioco di Ni No Kuni. Se ci sono altre cose che ovviamente vi interessa sapere o che comunque vi interessa vedere prima di poterle fare voi, fatemelo sapere, perché appunto sarò io stesso magari a farvi una guida qualora riesca ad avere tutte le informazioni necessarie, documentandomi e cercando comunque di dare una mano ai giocatori che ne faranno richiesta. E inoltre ne approfitto anche per tutti coloro che giocano all'interno del server di Sage Leo di unirsi al mio regno, ovvero Genova Birth.
Quindi se avete la possibilità o avete la voglia di giocare insieme a me e anche agli altri ragazzi che come me stanno iniziando ad approcciarsi a questo mondo, potete tranquillamente farci un salto. Detto questo, io non ho nient'altro da dirvi, spero che il video possa esservi stato utile, fatemi sapere se c'è altro che vi interessa all'interno del gioco e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!